Buonasera a tutti gli amici di Interlive, gli ascoltatori che mi ascoltano per questo video. Questo video tratteremo il bilancio dell'Inter. Abbiamo fatto un'analisi molto importante su questa analisi, cioè parliamo del bilancio e cassa, ma non solo. Analisi, valutazioni tecniche su ciò che è stato fino alla la stagione e su come finirà, ragazzi. Potremmo portare da una vera rivoluzione nella rosa interista perché, come negli scorsi giorni, la Gazzetta dello Sport accennava una rivoluzione Inter. Io la mia analisi l'ho divisa in tre fasce: chi resta, in dubbio e chi parte. Io comincio già con chi resta, che sono intanto i punti fermi. Partiamo dai punti fermi. I punti fermi di Inter sono Lautaro, Barella e Calhanoglu. Punti fermi. Poi cominciamo da Darmian, garanzia da rincalzo come da titolare, ragazzi, perché un titolo possiamo dire con un grande titolare. Poi possiamo parlare di Onana e Szczęsny che possono restare. Il futuro è suo, in via della liberazione, ce n'è assoluta convinzione. Quindi Di Marco e Mkhitaryan, rendimento costante nonostante l'età. Quindi problema dell'età per Di Marco e Mkhitaryan, che Di Marco è un migliore esterno della Serie A. Come in dubbio, ragazzi, Brozovic in dubbio perché non è più indispensabile per questa Inter. Poi, molto in dubbio ancora anche Bastoni, impensabile rischiare un altro caso come Skriniar, perché ricordiamo che in calciomercato finestra invernale è fatto un caso Skriniar che non si è mai visto in questa Serie A. Un caso Skriniar lasciarsi così non ci sta. Poi c'è in dubbio ancora De Vrij, che sta pensando di cambiare il campionato. Poi sapete che voleva rinnovare Dzeko, però c'è la distanza per colmare il rinnovo. Per quanto riguarda la difesa, perché c'è anche Acerbi che è molto in dubbio, serve uno sconto dalla Lazio, ragazzi, non possiamo pagare così tanto. Mentre Lukaku deve guadagnarsi la sua conferma, ragazzi, con finale di stagione all'altezza. Quindi questo stagione finale sarà decisivo per me, Lukaku, se resterà all'Inter la prossima stagione oppure no. Per quanto riguarda l'ultimo nome in dubbio, è Robby Gosens. In ogni caso dovranno essere bilanciate le prospettive tecniche e le offerte, che le offerte, come nella stagione, nel mercato invernale, ci sono state, come dalla Bundesliga, e le offerte che arriveranno. Vediamo che offerte arriveranno, perché ragazzi, Gosens adesso si è visto un miglioramento, perché ragazzi, si è visto un miglioramento contro il Bologna, che nessuno si aspettava. Però vediamo. L'ultima faccia, chi parte? C'è subito un nome caldo. Dumfries identificato da tempo, ragazzi, come la pedina da sacrificare. Poi vanno via Gagliardini con D'Ambrosio e Andanovic con ogni probabilità. Poi poche chance per la Belanova, mentre non sembrano essere margini. E poi, ragazzi, Correa, non sembra che ci siano margini per il sistema di guarda sugli occhi in Correa, che si è trasformato in un altro giocatore perché adesso sta facendo benissimo. Quindi, questa è la nostra analisi sul bilancio dell'Inter. Ditemi se vi è piaciuto e se siete d'accordo con le nostre scelte sui commenti. Ricordiamo di iscrivervi al canale di YouTube e attivate la campanellina, ragazzi. Vi auguro una buona serata. Domani parliamo di Interlecce prima di andare a Milano. Ragazzi, iscrivetevi ancora al canale. Ciao ragazzi e buona serata. E solo e sempre forza.